stiamo correndo, abbiamo lavorato sulle fondamenta, sulle cose importanti e principali per garantire la manifestazione, e abbiamo risolto il discorso alloggiativo, come tutti sanno. Molti cantieri sono partiti da poco, anche nella città di Napoli, dobbiamo fare dei check e speriamo che questi lavori poi riescano a concludersi, quindi manca un lavoro importante da fare adesso sui cantieri, e manca il discorso che pure la FISU ci chiede, promozionale, eventi, insomma tutta questa parte qua. Possiamo dire che da gennaio parte la fase 2. La Federazione Internazionale, a dire la verità, ci chiede soprattutto comunicazione a livello internazionale, perché loro ci tengono che poi questa possa essere una vetrina importante per Napoli, per l'Italia a livello internazionale. Ti posso assicurare che come valenza l'Olimpiadi, diciamo, ufficiale è più importante, però le gare vanno preparate nello stesso modo, si respira lo stesso clima olimpico, e quindi voglio dire è sempre una grandissima emozione. Io ti posso dire solo che quando ho vinto le medaglie olimpiche universitarie, per me è come aver vinto le medaglie olimpiche ufficiali. Poi quando ho provato a vincere da quello ufficiale, ho visto che la differenza era minima, diciamo, però voglio dire sono due gare molto molto importanti. Questo lo attesta il fatto che l'Olimpiade estiva e le Olimpiadi ufficiali sono la prima gara più importante per un atleta, e subito dopo vengono le Universiadi. Dire, quando ho fatto le Olimpiadi di Izmir, quando ho fatto la finale in Turchia, la feci, sì, alle Universiadi, parliamo sempre di Universiadi, feci la finale con il vicecampione olimpico di Atene 2004. Quindi voglio dire, gli atleti che parteciperanno alle Universiadi parteciperanno sicuramente alle Olimpiadi ufficiali, ed è una gara da non sottovalutare, una gara importantissima, ed è una gara che ti può far crescere anche dal punto di vista mentale e tecnico, che può essere di preparazione per l'Olimpiadi ufficiale. È come vivere un'Olimpiadi un pochettino in miniatura, ma veramente poco, perché sostanzialmente non c'è grossa differenza. La differenza è una: che Napoli ospiterà una gara importantissima e speriamo di essere all'altezza di queste Olimpiadi universitarie. Io credo molto nel potere educativo dello sport, soprattutto per i giovani. E un ragazzino che frequenta un corso sportivo si abitua molto presto a stare con tutti, di qualsiasi sesso, razza, lingua, religione, estrazione sociale. Per cui a volte lo sport arriva ad insegnare lì dove altre istituzioni o anche la famiglia falliscono, e questo per me è molto importante, perché in un'epoca in cui sembrano forti rinascere i sentimenti di intolleranza, invece lo sport educa a stare con chiunque. Sarà un evento eccezionale, sì. un evento che stiamo aspettando da tanto tempo. Sportivamente sarà già un piccolo assaggio, abbiamo avuto oggi qua questa piccola manifestazione ed è stato fantastico vedere questi ragazzi, la qualità della loro tecnica, parlo del taekwondo ma anche del judo, del ping pong, le gambe. Sarà favoloso riuscire anche proprio a seguirli dal vivo questi eventi. Per i giovani saranno un richiamo fortissimo allo sport, perché poi la qualità c'è, il talento c'è e le strutture ci saranno, il pubblico sarà numerosissimo secondo me.